Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Vi ho portato Ciro Immobile. Ok, vi ho fatto aspettare qualche annetto. Prima o poi arriverà la sfida sul campo da calcio, ma intanto accontentiamoci della live. E proprio per questo ho deciso di fare questo video. Sapete che le live dopo un tot di tempo si cancellano? No, io voglio che questo momento rimanga per sempre, perché è stato un momento bellissimo, sicuramente per me, ma penso anche per solo per i tifosi della Lazio, ma penso per tutti gli appassionati di calcio, perché Ciro è stato veramente tranquillissimo, rispondeva a tutto. Gli ho fatto anche la domanda su Wesley Hutt e mi ha risposto, quindi cioè era tanto tempo e pensavamo che cosa potevamo fare insieme. Vista un po' la situazione, non è che si può fare tanto. Abbiamo trovato l'occasione giusta, visto che ieri Ciro ha lanciato Glitch, il suo team di eSport. Sotto in descrizione trovate il link al canale Twitch. Ci sono anche tanti altri ragazzi che giocano COD, FIFA, Formula 1. Insomma, c'è tanta roba, andatelo a seguire. Oh, quindi quello che vedrete sarà un po' un riassunto delle partite che abbiamo giocato e un po' di chiacchiere. Ragazzi, la sfida arriverà, ma intanto guardate qua, perché io mi sono divertito tantissimo. Ehi Ciro! Ciao Mike, benvenuto! Come stai? Ciao Mike, come un stai? Un bacione, quanto tempo! Un abbraccio a Gazzì, è vero Mike, l'ultima volta ci siamo visti allo stadio. Allo stadio, era Lazio-Inter però, un annetto fa. Ti vedo tu dietro, cioè c'hai un background bellissimo, cioè almeno quantomeno sistemato. Mike, non potevo, capito? Non potevo essere di qualità. Ho fatto il possibile, ho sfondato tutte le mie armi. No, hai fatto bene, perché se tu guardi il mio adesso, cioè fa schifissimo, cioè, se... Mike, allora... te volevo chiedere, come va la vita da papà? Allora, infatti ti volevo di questo, Ciro, cioè, allora, noi adesso giochiamo, però se perderemo, scusa ma è perché dormo poco. C'ho la scusa, capito? No, va bene, bellissimo. Vabbè, tu ce n'hai tre, quindi... Vabbè, all'inizio noi non serviamo più di tanto. No, zero, infatti l'ho raccontato. Ho detto, raga, voi mi dite che hai fatto? Ma io non ho fatto niente. Ciro, io non ti faccio troppe domande, perché immagino, come ho detto anche alla chat, mi ho detto, ragazzi, ma c'avete qualche domanda per Ciro? No, sai, io abbiamo quest'occasione. Cioè, è una figata assurda, no? Perché tu... Come no, Mike, ma non c'è nessun problema, figurati, quello che mi puoi chiedere... Ah, no, guarda, non ti sbilanciare, perché sono bravissimi, però se gli dai carta bianca diventano dei mostri, te lo dico. Vabbè, ma se vogliono sapere qualche cosa, qualche novità, qualche retroscena. Sì, no, sì, io invece sì. gli ho detto, guarda, raga, cioè, stiamo tranquilli, perché immagino, no? Cioè, c'è la pressione delle partite, la pressione, insomma, delle varie cose. Uno se vuole un attimo rilassare, fa una partitella, non gli andiamo a metterci. No, guarda, Mike, per fortuna siamo riusciti a farla oggi, visto che giochiamo domenica e sono abbastanza tranquillo. Ci chiedono se hai la carta speciale su Foot. Mi avevano mandato qualche carta fortissima. Adesso devo controllare, perché da tanto che non vedo Foot. Però credo di sì, credo che la mia carta ce l'ho. Però tu sei un po' più giocatore di COD, dai. Sei un po' più COD. No, Mike, guarda, io vado a periodi. Cioè, FIFA mi piace giocare. Sta Formula 1. Ah, sei proprio patito. Più che altro a passare un po' di tempo, a staccare un po' la spina, capito, da quello che faccio quotidianamente. Cioè, capito, mi rilassa, mi diverto. Ci credo. Come funziona? Cioè, tipo una giornata tipo è allenamento, mangi, allenamento? No, guarda Mike, più che altro quello che ti ammazza di più sono i viaggi e tutto il resto intorno. Gli allenamenti e le partite sono in meno, si può dire. Però tipo per esempio adesso con la nazionale abbiamo fatto due trasferte, sono state abbastanza impegnative. Perché erano lontano. Ma tu come giochi, Ciro, solitamente? Cioè, rilassato ovviamente, no? Sì, Mike, okay. Anche se mi incavolo pure. Okay. Io dipende da che mood c'ho, perché a volte il turbante me lo metto, cioè strizzo l'asciugamano. Ci sta. Allora, sì, come va, Mike, altro... passami la palla davanti alla porta che mi devo sbloccare, che sono sette partite che... Vabbè, che ti... Oh, Ciro, t'ho visto, Ciro! A te, il mago! Te la devo dare. No, va bene. Paciru, faglielo vedere. No! Non ci credo! Qua, diglielo domani. Mamma mia, tu, domani ti devo cazziare. No. Ti manca lo stadio? Sai che mi è mancato tanto la Champions League quest'anno. Lo so. Quest'anno t'andai a vedere... Sergio! Cioè, t'andai a vedere, che ne so, il... Oh!
Vabbè, ed, allora ne famo una, non ne famo una, ma che succede? No, vabbè, quella col Dortmund era, è stata clamorosa. Pensa a quella con tutto lo stadio pieno. Oh, oddio, Radu è impazzito, vuole festeggiare, le vuole festeggiare queste 400 partite, e dai. No, ho visto segna poche volte. Io ogni tanto becco qualche fan in Weekend League che mi regala la partita. È proprio bello, proprio. Che non devi stare lì a su. Bravi ragazzi. Prima vittoria per abbandono. No, io ti volevo fare una domanda. Cioè, è pubblico giocare senza, no? Però effettivamente com'è? Io, com'è? Cioè, nel senso, quanto cambia effettivamente? Perché penso pure a livello di pressione, cioè, è diverso, no? Sì e no, Mike. Sì e no. Dipende poi come va le partite. Quando devi recuperare una partita col pubblico che ti dà una spinta, c'è sta lì. Motivazione in più. Vuoi o non vuoi, cambia. Altrimenti sarebbe la stessa cosa giocare in casa e in trasferta. Adesso è la stessa cosa. Cambia solo il terreno di gioco. Non cambia niente. La vera pressione è quella, capito? Quando vai in trasferta e ti fischiano. Ti carica quel tipo di situazione, cioè, assolutamente. Io sono quel tipo di giocatore, penso che un po' mi conosci, no? Sai, magari c'è sta qualcuno un po' più freddo, ci può stare, no? Che la subisce, ma non più di tanto. Sai, i giocatori che vogliono il calore del pubblico sono limitati. Un tanto Giro è andato in profondità. Oh, questo è il movimento vero, Questo sì, questo è il fuorilineo. Questo è il tuo, Oh, a portiere, levati. Hai fatto troppo l'immobile. Mi sono fatto un po' ingolosire. No, qua lo faccio. Fuori gioco, come sai. Ma è la stessa cosa, la tua pressione di quando vieni a vedere la partita allo stadio o quando la vedi in televisione? No, ma io, guarda, dipende dove sto. Perché per tanti anni quando andavo in curva, vabbè, in curva ero un po' più... Mi sfogavo un po' di più, no? Segnami sul tuo sempre il giusto, però un po' più posato, perché magari stai in tribuna autorità, no? Così, non è che fa il macello. Mentre prima era proprio il casino. Invece se sto a casa, se segno non faccio bordello, a meno che non è il derby. Guarda, io il 26 maggio... cioè mio padre, mia sorella, intanto l'abbiamo preso brutto, Radu, ci hai provato, dai. Però da una rete, due gol per lui in due partite. Vabbè, questo è doppietta, vuole festeggiare alla grande. Capito. Certo. Oh, madonna, stiamo a rischiare qua, stiamo a ballare lì dietro, Sì, quasi... vabbè, ma siamo ancora in piedi, possiamo... Sì, questa ribaltiamo facile. Sta scarpa d'oro, quanto è bella in mano, quanto è bella nel palmarès, Devo dire la verità, non ho messo a fuoco fino a quando non me l'hanno consegnata, perché... Oh, ma porco due, cioè, ci credo. Vedere realizzati tutti i tuoi sogni, soddisfazioni... Ho visto Ciro. Oh, Ciro, questa è tua. Mamma mia, generoso! Dai, vedi realizzare il tuo lavoro al massimo dei livelli, cioè, che cosa può vincere l'attaccante? Qual è il massimo di alla quale puoi ambire? Cioè, soddisfacente, capito? Quello è poi, ovviamente lì davanti c'erano veramente i più forti del mondo, Messi, Lewandowski. Certo. No, ma poi quando vedi, sai, chi l'ha vinto, gli ultimi che l'hanno vinta, cioè che hanno vinto la scarpa d'oro, è Albero, oh! Questa è tua, Ciro. Speriamo che tiri tu i rigori, non li so tirare qua. Mo stai a me, guarda. Mamma mia. Vai Ciro. No, te l'ho detto. Guarda, io faccio tutto bene. Ma se mi mandi al dischetto la pressione non la... Guarda, il primo lockdown abbiamo fatto una partita al Pro Club, sai, con tutti gli altri calciatori, non so se l'avevi vista. Sì, l'ho vista. Sì, avevo sbagliato due rigori in una partita. Per quanto mi riguarda l'importante è che li segni nella realtà. Oh, ma i rigori vanno tirati e segnati, cioè bisogna saperli tirare. A parte che, vabbè, non reggo la pressione alla PlayStation, immaginate nella realtà. Tu sei un cecchino, porca miseria. Guarda Mike, il problema dei rigori per l'attaccante è che hai tutto da perdere, perché se il portiere subisce gol sul rigore è finita, se il portiere lo para diventa un eroe, ovviamente, ma non è che se tu lo segni un rigore diventi un eroe. Oh, ma l'hai data, hai fatto il tuo. E poi ci stanno momenti e momenti, sei al primo tempo, vabbè, poi a tirare gli ultimi minuti, giuro. Sì, ne ho tirati parecchi poi agli ultimi minuti, quelli pesanti. Io non li guardo, ti dico la verità. Quello del pallone pesa 10 kg. Invece ci chiedono perché la 17, è un tuo numero fortunato? L'ho presa quando giocavo a Pescara, perché in Serie B ai tempi era dall'1 al 25. Non si potevano usare numeri il 90, l'80, il 70, capito? Mi sono trovato bene, mi è piaciuto. È andato poi bene. A maggior ragione poi l'ho confermato quando poi ho conosciuto Jessica, perché lei è nata il 17 luglio. Allora gli astri si sono uniti. Sì, ma so, sai, me l'ha piaciuta sta cosa. Ma qua, tranquillo. Non mi cadere, no! Non ci credo.
Vai Ciccio. Questa, bello, questa, questa ci, questo l'hai fatto con chi era? Con Napoli? No, con la spalla. Forse. Ah, con la spalla, no, la Samp, vabbè, spalla, Samp. Ah, ma lì, lì tipo che scatta, che scatta nella testa della ma quello è istinto. Istinto, istinto. Non c'è niente in più, cioè... Ma tipo si ferma il tempo, cioè cose, cose sì, così. Sì, perché vedi, capisci in quel momento che probabilmente è l'unica cosa che puoi fare, che ti viene in mente di fare. Poi sai, in quel momento come sai, vincevamo 2-3-0, quindi sai, pure se sbagliavi non succedeva niente. Capito? Però quella lì con Napoli su Ospina, quella tosta. No, però... Mike, sì, ci sta, magari sai, dove non arrivano alcune cose ci metti altre e compensi, capito? Ma invece ti posso fare una domanda a livello fisico, no? Perché vabbè, io sono un catorcio, vabbè. Cioè io proprio sto... Ma adesso col VAR diciamo che si prendono più o meno botte rispetto a prima. È uguale, Mike. Ah, uguale, le stesse. Ma sono andato fuori gioco, bello. No! Oggi ce l'hai contro, oggi ce l'hai contro. Non c'è nient'altro da dire. Ci riprovo, non va. Solo che magari adesso col VAR le vedi di più perché rivedi delle cose... Che prima, capito? Prima, poi a volte però il fermo immagine ti frega perché beh, che dire di sinistro? Che non dirò mai di sinistro da là. Ecco, ci sto. Ma incrocio, Bello. Bello questo è il tuo. No, non lo Mike, dorme. No, dico in generale, brava. Allora, durante il giorno sì. Vabbè, calcola che è sempre una neonata, No, però c'è una domanda qua con la chat. Ciro, tu ti sapevi che c'è un giocatore che qui è un po' mitologico per noi, che è Wesley Hutt. Ma com'è nella realtà? È simpatico, un bravo ragazzo, com'è? Ma guarda, Mike, è tranquillo, è uno che parla poco, cioè è uno che lavora, sta sempre in palestra, è un professionista, si dedica molto a... Poi è un bravo ragazzo, è uno che parla poco. E non dice mai sproposito. Ma parla italiano o... No, parla benissimo italiano. Sì? Benissimo. Davvero? Nello spogliatoio tutti parlano italiano perfettamente. Sì, pensa che Murici uh-huh. È arrivato da poco, è quello che penso sia quello che è arrivato da meno tempo. Cioè... Parla già italiano bene. Parla, sì, capisce tutto, parla... Il giusto. Il giusto. Cioè, se la costruzione della frase te la sa fare, non è semplice, te lo dico da una persona che ha giocato all'estero. Vabbè, il tedesco credo rispetto vabbè, all'italiano. Il tedesco non lo sanno neanche i tedeschi. Sì, per quello che dico. No, c'è tipo per esempio lo spagnolo, che è una lingua latina come la nostra, e io la costruzione della frase era uguale alla nostra. Bisognava aggiungi la S alla fine. Sì, no, qualche sostantivo, qualche cosa dopo 3 mesi poi sono usciti su tutti i canali possibili per l'intervista, però nel frattempo facevo folklore. Capire vabbè, ma noi si fanno capire, sai, gesti comunque, ma quello va bene. No, vabbè, questo perché cioè, abbiamo questa figura mitologica tra noi.